Allora, buongiorno a tutti. Vi presenterò una ricerca che è in corso e che sto conducendo insieme a Lorenzo Savio, Daniela Bosia e Virginia Bombelli, che purtroppo oggi non possono essere presenti. Noi siamo architetti, i nostri interessi di ricerca si rivolgono al patrimonio architettonico del Novecento, con particolare attenzione ai sistemi tecnologici e ai materiali costruttivi, alla loro conservazione e valorizzazione. Da un po' di tempo ci stiamo occupando di studiare il materiale d'archivio della ditta Angelo Bombelli, che ecco, sì, trovato. Che è un'impresa specializzata in costruzioni metalliche, fondata a Milano nel 1889 e attiva nella storica sede di Dambrate a partire dagli anni 20 del Novecento, a fianco di progettisti come Gio Ponti, Piero Portaluppi, Marcello Piacentini e molti altri. Nel 1889 la ditta è già attiva come fornitrice della Real Casa Savoia, ricevendo nel 1906 il diploma di primo grado all'Esposizione Internazionale di Milano e nel 1910 il diploma d'onore all'Esposizione Internazionale di Buenos Aires. Qui vedete una pubblicità degli anni 30 in cui sono presentate alcune realizzazioni significative, come ad esempio magari riconoscete alcune di queste, come i velari della stazione centrale di Milano, la Torre Branca, i serramenti per il Cenacolo Vinciano o alcune opere alla Triennale di Milano. L'archivio della Bombelli, al momento solo in parte, accessibile, è costituito principalmente da progetti esecutivi di sistemi tecnologici forniti per le diverse commesse. Oltre alle cartelle nominate per opera, sono presenti raccolte di progetti suddivisi proprio per diversi sistemi tecnologici, in cui nel corso del Novecento la Bombelli si specializza, come serramenti, facciate continue, cancellate e appunto anche le specole. In questo schema potete vedere in ordine cronologico alcune delle principali opere realizzate. E tra queste troviamo alcune tipologie molto particolari che prevedono speciali meccanismi di movimentazione in cui la ditta si specializzerà con numerosi brevetti. E proprio questi meccanismi caratterizzeranno poi anche le cupole astronomiche. Per avere un'idea, vi illustrerò solo un paio di questi, diciamo, sistemi speciali. Qui, ad esempio, vedete le porte per hangar di dirigibili. Si tratta di porte di grandissime dimensioni, con innovative aperture a pacchetto scorrevoli su dei binari che verranno brevettate dalla Bombelli nel 1924. La realizzazione delle cancellate è probabilmente il primo settore produttivo in cui la Bombelli si specializza, sviluppando soluzioni originali e innovative come le cancellate con sistema saliscendi. Nel 1911 viene chiamata per realizzare la cancellata del Vittoriano e questa è sicuramente la prima grande opportunità per essere riconosciuta a livello nazionale, garantendo nei decenni successivi numerose commesse per gli istituti bancari, per le stazioni ferroviarie e per le nuove infrastrutture dello Stato. La cancellata saliscendi in ferro battuto lunga quasi 40 metri è considerata uno dei grandi impianti del complesso monumentale. Qui vediamo il disegno relativo alla tavola esecutiva di progetto conservata presso l'archivio Bombelli e lo schema dello speciale sistema idraulico, in questo caso di sollevamento della cancellata. E questa sperimentazione riguarderà anche i materiali costruttivi, come nel caso di Palazzo Montecatini a Milano. Qui verrà ad esempio utilizzato l'innovativa lega leggera anticorrodal che era prodotta dalla stessa Montecatini utilizzando materiali archici e quindi in questo caso utilizzando alluminio estratto in Italia. E proprio questa lega leggera consentirà di ottenere delle soluzioni più efficienti per questi cancelli saliscendi. E un altro sistema tecnologico in cui la Bombelli si specializza riguarda proprio le cupole o specole per l'osservazione astronomica. Come sappiamo, si tratta di architetture molto speciali, sono architetture dinamiche, si muovono, sono quasi come delle macchine.
La forma è strettamente connessa alla funzione che si svolge al loro interno, le dimensioni sono dettate dalle misure esatte degli strumenti astronomici che devono contenere e i sistemi di apertura sono studiati in base ai movimenti degli strumenti necessari per le diverse osservazioni. L'evoluzione degli strumenti e la necessità di trovare luoghi non contaminati dal crescente inquinamento luminoso della città portarono nel corso del Novecento alla realizzazione di nuovi osservatori, alla cui costruzione la ditta Bombelli contribuì in perfetta sinergia progettuale e realizzativa con le esigenze degli astronomi. Quindi tra il 1919 e il 1963 la Bombelli costruisce in Italia circa 14 cupole, molte delle quali ancora oggi conservate e funzionanti, oggi nella maggior parte sono quasi tutte sedi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e proprio con l'INAF l'Associazione Bombelli ha recentemente definito un protocollo d'intesa con l'obiettivo di avviare collaborazioni di ricerca finalizzate allo studio e alla valorizzazione di questo prezioso patrimonio archivistico. L'impresa si specializza nella realizzazione delle strutture delle specole con differenti sistemi di movimentazione e apertura che vedremo un pochino più in dettaglio. In questa bella foto di cantiere vediamo diverse maestranze all'opera nella costruzione della cupola del riflettore Zeiss a Merate e riusciamo a comprendere piuttosto bene quelli che sono i materiali costruttivi. La struttura è solitamente composta da centine a traliccio metallico, principali e secondarie, che divideranno la superficie semisferica della cupola in spicchi, sui quali verrà applicata la copertura con un sistema a libera dilatazione. Il manto di copertura è realizzato in lastre di alluminio, fissate su un supporto continuo, costituito da un assito di legno, che generalmente era in pioppo o in larice. Un aspetto particolarmente interessante è che queste cupole vengono interamente costruite presso la sede della Bombelli. Qui possiamo vedere alcune immagini in cui sono presenti diversi reparti che, oltre alla lavorazione del ferro e delle leghe leggere, includono i reparti di falegnameria, di verniciatura, di forgia, di saldatura e gli uffici tecnici, in grado quindi di fornire un prodotto completo, inclusa anche la lavorazione del legno necessaria per il rivestimento interno delle specole. Nello stabilimento è addirittura presente uno specifico capannone, denominato proprio capannone specole, che viene dedicato esclusivamente al montaggio e alla verifica del funzionamento meccanico delle specole. Nell'immagine vediamo ad esempio la cupola del rifrattore MERZ di Merate in costruzione. Le strutture venivano poi smontate, trasportate presso gli osservatori, dove venivano poi rimontate e quindi di particolare interesse e in archivio sono proprio i documenti di trasporto che permettono di identificare esattamente il numero di pezzi utilizzati per le strutture. La primissima specola realizzata dalla Bombelli risale al 1919 ed è una specola di dimensioni ridotte, un cupolino di soli 2,5 metri di diametro posizionato sulla terrazza dell'osservatorio di Brera. Si tratta di una struttura semplice, con la parte inferiore fissa e quella superiore mobile grazie a una rotaia che corre lungo tutta la sezione circolare della cupola e un sistema di movimentazione manuale, viste le dimensioni ridotte. La copertura è invece di tipo conico, con un'apertura a spicchi. Ma la produzione più intensa della Bombelli riguarda le specole semisferiche girevoli apribili. Nell'archivio Bombelli troviamo delle cartelle in cui sono presenti dei repertori con dei modelli tipo delle cupole suddivise per tipologie. Ed è possibile rintracciare le fasi del processo costruttivo e le esigenze di progetto collegate ad esempio all'ergonomia, alla funzionalità e alla smontabilità del sistema che vengono di volta in volta perfezionate e progettate in stretta collaborazione con i direttori degli osservatori astronomici come testimoniato dalla cospicua corrispondenza che è presente in archivio. Le cupole devono essere strutture leggere per poter girare con facilità e rapidità, ma nello stesso tempo devono essere rigide e indeformabili di fronte alle pressioni del vento e alle variazioni di temperatura. Devono anche consentire di ottenere un rapido equilibrio termico tra interno ed esterno, essenziale per le osservazioni.
In archivio sono presenti disegni tecnici in scala 1 a 1, relativi ai meccanismi di movimentazione, ed è interessante notare che all'interno della Bombelli era presente anche un ufficio tecnico che si occupava non solo dei disegni esecutivi, ma anche delle verifiche strutturali, come testimoniato da documenti che riguardano proprio il calcolo della specola. Una delle prime specole semisferiche girevoli realizzate dalla Bombelli si trova presso l'osservatorio di Arcetri. E questa cupola di 8 metri e mezzo di diametro costituisce quindi un vero e proprio modello di riferimento per le successive realizzazioni della ditta. Altre cupole verranno realizzate, ecco, ad esempio nella nuova sede dell'Osservatorio di Brera, che viene realizzato a Merate e inaugurato nel 1925, che venne equipaggiato proprio con il grande telescopio rifrattore Zeiss. In merito alla cupola che viene realizzata per custodire questo riflettore, nell'archivio Bombelli e anche nell'archivio storico dell'Osservatorio Astronomico di Brera sono presenti numerose fotografie che costituiscono una preziosa testimonianza per comprendere come queste strutture venissero realizzate. Alcuni degli elementi principali che costituiscono la struttura, come riportato nei documenti d'archivio, sono una guida su rotaia o anello di scorrimento con appoggio sopra la banchina della costruzione in muratura, un carrello di base circolare munito di ruote portanti in acciaio, due centine principali che vediamo nelle immagini parallele a traliccio e poi 25 centine secondarie a traliccio che sono collegate in basso al carrello e in alto alle centine principali. Tutte le centine sono poi a loro volta collegate orizzontalmente tra di loro e controventate. Qui a terra possiamo vedere le centine metalliche che, dopo essere state premontate e collaudate in officina, verranno poi montate in cantiere. Ecco come si presenta oggi l'edificio. In particolare, durante un sopralluogo che abbiamo effettuato poco tempo fa, grazie ad alcuni listelli in legno che erano stati smontati per manutenzione, è stato possibile osservare la struttura metallica originale della cupola e i meccanismi di movimentazione che sono tuttora funzionanti. Sempre a Merate, nel 1936 venne trasferito da Brera il grande telescopio rifrattore Merz-Repsold di Schiaparelli, per la quale venne proprio costruita appositamente una nuova cupola. Qui ad esempio possiamo vedere il basamento in calcestruzzo armato posto al centro dell'edificio, che permetterà di sorreggere il grande peso del telescopio. Una delle particolarità di questa specola è che il pavimento del locale di osservazione ha un meccanismo che consente di sollevarlo ad altezze diverse in modo che l'osservatore abbia un facile accesso all'oculare del telescopio. E qui possiamo infatti osservare diverse disposizioni della platea mobile. È interessante rilevare che questa cupola venne realizzata grazie ad una donazione della società Edison, a cui si deve, a partire dal 1883, l'avanguardistico impianto di illuminazione elettrica di Milano, che aveva reso necessario il trasferimento degli strumenti di osservazione di Brera in un'area priva di inquinamento luminoso, qual era in quell'epoca Merate. Sulla facciata dell'edificio è ancora presente la targa in memoria di questa donazione, e proprio è curioso osservare che proprio per la società Edison la ditta Bombelli aveva già realizzato numerose opere, tra cui i grandi velari per Palazzo Edison a Milano, sede centrale della ditta a partire dagli anni 20, dove è tuttora conservata l'originale dinamo Edison che nella centrale milanese di Santa Redegonda consentirà poi l'illuminazione della prima della scala proprio nel 1883. Ma un altro committente importante della Bombelli è sicuramente lo Stato Vaticano. Dopo i patti lateranensi del 29 vennero coinvolti illustri architetti ed imprese specializzate che avrebbero avuto il compito di realizzare concretamente i confini dello Stato. La ditta Bombelli si affianca a progettisti come Giuseppe Momo e Luca Beltrami in numerose realizzazioni per le nuove infrastrutture. Tra queste troviamo le cancellate d'ingresso allo Stato Vaticano, oppure il grande velario della Pinacoteca Vaticana. E questa collaborazione proseguirà nel corso degli anni anche per quanto riguarda la realizzazione di cupole astronomiche.
Anche la Specola Vaticana, a partire dagli anni 30, crea una succursale nella vicina Castel Gandolfo, e qui vediamo alcune immagini del montaggio della cupola di quasi 9 metri di diametro all'interno dello stabilimento Bombelli di Lambrate, con alcuni particolari che riguardano il meccanismo di apertura e scorrimento delle tende che venivano applicate alla fenditura di osservazione. Queste fotografie sono particolarmente interessanti perché consentono l'identificazione delle varie parti dei meccanismi, che vengono numerate direttamente sulle immagini e poi descritte in leggenda, e quindi risultano di particolare importanza anche per le fasi di manutenzione. Qui invece possiamo vedere il montaggio della speciale tribuna mobile, che ha un movimento a motore che permette alla tribuna di ruotare ma anche di sollevarsi a diversi livelli. Già nei documenti di progetto è denominata tribuna papale, e proprio da questa tribuna Paolo VI assisterà poi all'allunaggio. Nell'archivio ci siamo poi imbattuti in documentazione che approfondiremo in futuro, perché la ricerca è in corso, come ad esempio per la cupola dell'osservatorio di Monte Porzio Catone. Qui la ditta Bombelli venne incaricata nel dopoguerra di effettuare i sopralluoghi e le necessarie operazioni per la ricostruzione della grande cupola Zeiss di oltre 15 metri. Ma un'altra tipologia in cui si specializza la ditta riguarda le specole meridiane di forma semicilindrica. Qui non è necessaria una rotazione della cupola, ma è invece prevista un'apertura a scorrimento. Ecco ad esempio la specola meridiana della stazione di Merate in alcune immagini d'epoca e in alcune immagini attuali, in cui vediamo che sono ancora conservati i meccanismi di apertura originali. E tra le realizzazioni troviamo il padiglione del cerchio meridiano di Repsold, situato all'interno del parco dell'osservatorio astronomico di Capodimonte. È una specola semicilindrica con apertura scorrevole motorizzata, e è interessante, torno solo indietro un secondo. Ormai sono andata avanti, comunque è interessante notare che in molte di queste specole, non riesco a tornare indietro, è presente in molte di queste specole una targa delle officine meccaniche Angelo Bombelli, che attesta proprio l'esecuzione della ditta e che è presente in molte delle specole realizzate dalla ditta. Infine, un'ultima tipologia realizzata dalla ditta riguarda le cupole per le torri solari. Abbiamo visto poco fa la torre solare realizzata per l'osservatorio di Roma Monte Mario, e proprio invece nell'ultimo sopralluogo che abbiamo condotto a Merate siamo riusciti a identificare un'altra cupola per torre solare realizzata dalla Bombelli sulla sommità dell'edificio destinato ai laboratori dell'osservatorio di Merate. In realtà in archivio avevamo trovato i disegni di questa cupola, ma non eravamo riusciti a identificarli. Misure e forma coincidono con questa cupola realizzata per la torre solare. Dobbiamo ancora concludere alcune ricerche incrociate per l'osservatorio astronomico di Brera. E dalle realizzazioni della ditta emerge come gli archivi di impresa, in particolare gli archivi del Novecento, costituiscano una fonte preziosa e fondamentale per comprendere sistemi tecnologici che diventano sempre più complessi. La stretta collaborazione tra architetti, che non gestiscono più come in passato gli aspetti della costruzione, e nel caso delle cupole astronomiche anche la stretta collaborazione tra l'impresa e gli astronomi, è stata in molti casi il vero motore dell'innovazione tecnologica dell'architettura. Si tratta di un approccio multidisciplinare fondamentale per lo studio di queste opere, anche in vista di una loro valorizzazione e tutela. E proprio questi speciali meccanismi tecnologici realizzati dalla Bombelli per le specole, eccezionalmente ancora esistenti, funzionanti e in uso in molte opere rilevanti, rappresentano quindi una straordinaria testimonianza da tutelare, valorizzandone i materiali e le tecnologie originarie. Vi ringrazio per l'attenzione, e in caso qualcuno di voi fosse interessato a collaborare alle ricerche, trovate qui i nostri contatti. Grazie Marzi. Anche qui 20 secondi, se c'è qualche domanda telegrafica, prego. Bombelli si interessa ancora della costruzione di cupole per l'astronomia, perché è un
Grande commessa in astronomia mai data per la cupola di LTX, sono 400 milioni. Domando se voi... No, purtroppo la ditta alla fine degli anni 70 ha riconvertito la propria attività, quindi si occupa ancora di strutture metalliche, ma non più nel settore delle costruzioni, quindi hanno cambiato settore di attività. Però, per fortuna, hanno conservato ancora tutto l'archivio storico, che è gestito da Virginia Bombelli, che è un erede della famiglia, che insieme all'associazione Bombelli si occupa proprio di curare e gestire questo patrimonio dell'archivio storico, sì. Però purtroppo non si occupano più di... Sì, diciamo, è fondamentale questo materiale d'archivio proprio in vista anche poi di eventuali interventi di recupero e di restauro, quindi la consultazione dell'archivio.